Fano TV, ben trovati. Un altro approfondimento in studio in cui si parla di politica. Ci occupiamo di primarie. La candidata sindaco alle primarie del centro-sinistra, Cora Fattori, ben trovata. Ben trovata a tutti voi. Allora, si riparte, si continua meglio in questo secondo appuntamento a parlare del suo programma. C'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta anche per quanto riguarda un tema a lei molto caro, che si è insomma sviluppato e si è visto in questi anni. Una questione che le sta particolarmente a cuore è quella ambientale. Quindi com'è stata affrontata? Il tema ambientale è stato affrontato per la prima volta in modo pragmatico, proprio andando a livello strutturale dentro l'amministrazione. Cosa significa? Ho proposto al sindaco Massimo Seri un progetto di efficientamento energetico per la città di Fano, già nel 2019, presentato nel 2020 proprio in pieno Covid, tra l'altro ricevendo molte critiche dall'opposizione di centrodestra, che diceva non essere il momento giusto. Saper leggere i tempi e saper leggere quello che è lo sviluppo politico ed economico di una società invece mi portava a sostenere l'esatto contrario. 15 giorni dopo esce dall'Unione Europea Next Generation EU, che ricalcava esattamente il progetto di efficientamento energetico presentato, e vi posso assicurare che dall'Europa non mi erano arrivate veline, nonostante io sia un'europeista sfegatata. Detto questo, abbiamo strutturato quello che sono i lavori dentro gli uffici, perché non bisogna fare singoli lavori, vanno fatti anche quelli, ma se si crea una struttura, poi dopo va avanti da sé e arrivano i risultati per la città e per la comunità. Questo è fare un lavoro di amministrazione ponderato. Ora abbiamo fatto una formazione per gli uffici tecnici, abbiamo dato un incarico a dei professionisti, ufficio energia ed energy manager, anche qui criticatissimi. Bene, 45.000 euro l'anno di incarico, abbiamo recuperato 1.610.000 euro. Diciamo che abbiamo ammortizzato sufficientemente l'investimento. Questo ragionando su efficientamento delle strutture pubbliche, con lavori che dovevamo in molti casi fare, recuperando anche finanziamenti da bandi arrivati proprio a seguito di una strategia che avevamo anticipato e compreso. Ma poi non sono solo risorse immediate che tu porti, ma sono anche risparmi a seguire, perché un edificio efficientato consuma di meno. Cosa significa? Se io come ente pubblico spendo meno, ho più finanze, più forza, più risorse per dare servizi alla città. È questo il nodo, perché dovete capire che la spesa pubblica, il bilancio pubblico è molto stretto, quindi ogni risparmio è importante. Per la prima volta si porta un modo di ragionare, di pensare pratico, pragmatico, vicino a quello che è la realtà imprenditoriale. Del resto io arrivo da lì, e proprio la vicinanza a questa realtà imprenditoriale mi fa pensare ai temi ambientali, che debbano essere visti come ecosistema di comunità. Questo parolone cosa significa? Significa che bisogna lavorare con i cittadini, con le associazioni, con i consorzi, con le imprese, che possono essere, devono essere parte attiva fondamentale, gli istituti di credito e le università, che sono centri di ricerca importantissimi, che fungono anzi da collegamento a tutto questo, assieme alle scuole. Un altro esempio di questo, a proposito di c'è sempre una prima volta, è stato portare il Festival di Economia Circolare a Fano. Le critiche sono arrivate, lasciatemelo dire, le comprendo, le ho ascoltate, le ho capite, ma sono state assolutamente pretestuose, perché tra gli organizzatori c'erano anche associazioni di Fano che a Fano lavorano da anni. Ha portato un valore aggiunto, ha avuto una visibilità in un solo anno nazionale, e anche il sindaco Ricci di Pesaro ha sgranato gli occhi e ne ha riconosciuta la qualità. Quindi questo fa capire una forma mentis differente, che può piacere o meno, però c'è, e c'è una visione chiara del fatto che l'ambiente va tutelato in modo, anche la stessa tutela deve essere sostenibile, deve essere praticabile, e in questo il lavoro fatto ad oggi dimostra come possa essere possibile.
Cosa diciamo della gestione e la conservazione della risorsa idrica? Anche quello, per la prima volta nel 2020, quando mi sono candidata alle regionali, è stato, diciamo, un bel esperimento, una bellissima avventura, anche lì si era creato un bel gruppo. L'unica persona che ha portato all'attenzione il tema della risorsa idrica sono stata io, in modo diverso. Allora, il tema della risorsa idrica è complicatissimo, però ho cercato di portare un esempio che parlasse sempre anche quello all'impresa, facendo vedere come esistono dei progetti che sono stati finanziati dall'Unione Europea, e chi li vuole mi può scrivere, gli mando dei paper che sono tuttora disponibili, in cui si rivedevano processi di produzione aziendale in modo che fossero meno idrovori. Ma attenzione, tutte queste prove fatte da progetti finanziati dall'Unione Europea avevano dimostrato un'altra cosa, che diventavano anche meno energivori. Perché? Perché l'acqua ha calore specifico più alto e quindi portava ad essere comunque, ad avere dei processi anche più energivori. Quindi queste sono cose importanti da far conoscere, perché la risorsa idrica la stiamo sprecando in tanti modi ed è una cosa importantissima che deve essere assolutamente garantita a tutti, perché è fonte di vita. A tale proposito, per la prima volta in Consiglio Comunale è stato presentato proprio dal gruppo di cui facevo parte prima di diventare assessore, una mozione che pensava al risparmio della risorsa idrica attraverso una premialità a chi costruiva in modo attento al risparmio, appunto, di acqua proveniente anche da piogge o altro. Andatela a cercare, è pubblicata, e se no mi scrivete e vi invierò anche quella. Bene, non abbiamo tempo di aggiungere altro, la ringrazio e noi ci rivediamo il prossimo appuntamento per un'altra pillola. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Arrivederci.